Nonostante la presenza di ampie zone cromatiche, le opere di Marianna De Palma colpiscono l'osservatore soprattutto per il loro carattere grafico. È infatti il segno, fortemente incisivo e personale, a conferire significato all'insieme. Con esso l'artista disegna dei corpi che si configurano come delle proiezioni ortogonali, degli schemi piatti, delle tracce superficiali, nelle quali l'intensità fisica della corporeità viene tradotta nell'unica dimensione a disposizione dell'artefice, quella del foglio. In tale senso, tali corpi, simili a bambole senza vita ma non senza anima, rimandano alle inquietudini degli artisti della Vienna di inizio secolo, di Schiele innanzitutto, laddove le volute e le grazie decorative del dominante linguaggio dell'Art Nouveau venivano traslate, proprio attraverso l'uso del segno grafico, in attualissime inquietudini. Alla medesima maniera, le opere di Marianna De Palma, in grado di riproporre i corpi scigliani in un'atmosfera contemporanea, sono fortemente decorative ma assolutamente non pacificanti. Esse restano lì, ferme sulla superficie del foglio, ma hanno il potere di turbare la vista dell'osservatore, muovendo qualcosa al suo interno e provocando, nella migliore delle ipotesi, una qualche riflessione sullo statuto contemporaneo di corpi fatti oggetto di torture, di richieste incessanti, diventati più che mai oggetti estetici, politici e sociali,